la parola, però vedo che con Ludovica c'è il senatore Morra dei 5 Stelle. Mi interessa sentire oggi, perché insomma, appunto, abbiamo detto finora con Lina che la fibrillazione è tutta a casa loro. Salve Morra, buongiorno, bentrovato. Sì, Mirta, gli stavo giusto appunto chiedendo. Non è contento di sentirmi, Morra, lo vedo una faccia disperata. Subito dopo delle regionali. Caos, ha detto tensioni. Perché basta anche una scelta lessicale di un certo tipo per generare un'interpretazione. Si è parlato di guerra tra bande. Sì, peccato che io da presidente della commissione antimafia mi interessi di queste cose. Le posso garantire che al nostro interno c'è dibattito, c'è tensione, come giusto che sia, ma la guerra fra bande non ci appartiene. Quindi i puntini sulle linee. Lei mi stava spiegando il perché però delle tensioni all'interno del movimento. Perché il movimento deve recuperare, e non da ieri, tanta vitalità, in quanto noi dovremmo essere leaderless, dovremmo promuovere una conduzione collegiale. Adesso leggo e scopro che tanti miei colleghi arrivano a questa conclusione. Non ho capito. Benissimo, scusatemi, Ludovica, facciamo una cosa, allontanati un pochino da Morra, fagli abbassare la mascherina, perché io purtroppo non ho capito bene che ha detto. Importante per le amministrative, ma non si è persa la guerra, la guerra la vinciamo. Che dice, lui non vuole un leader, ho capito bene, dice che non ci deve essere un leader. Forse non è poi Mirta. Io mi allontano così lei può abbassare la mascherina e Mirta può sentirla meglio. Ecco. È così, esatto. Read my lips, eccolo qua. Morra. Che non ho capito Mirta, che ha detto sui leader. Quello che ha detto deve essere un movimento leaderness addirittura, ovvero senza leader. Un sociologo statunitense che aveva, anzi canadese, che aveva osservato il movimento di Occupy Wall Street nel 2011. Alcuni movimenti particolarmente democratici erano leaderless, cioè capaci di assumere una decisione senza che vi fosse una e una sola persona ad indicare la strada. Noi dovremmo recuperare quel modello promuovendo consapevolezza, informazione e condivisione. Anche perché dato che non c'è il leader, tanto vale fare non leaderless, è stato così in effetti, Morra. Anni, adesso vediamo un pochino. Ma guardi, questo è un paese che troppe volte, io non so chi stia ridendo, però troppe volte si innamora io, di Mario Monti, poi dopo qualche tempo di Matteo Renzi, poi di qualche tempo magari di Matteo Salvini, poi magari dopo qualche tempo di Vincenzo De Luca oppure di Luca Zaia. Io credo che tutti quanti ci dovremmo innamorare dell'uso sapiente della nostra intelligenza, interpellando la nostra coscienza etica. Poi a qualcuno fa comodo avere altri che decidano per sé, però per come sono fatto io e per come intendo la democrazia. Allora le dico una cosa, amore, è un discorso appassionante. Mi venga a trovare in studio, perché è un bel modo di ragionare sulla democrazia. Guardi, ben volentieri, ma soprattutto ragionando anche di questioni afferenti all'antimafia. Questa mattina c'è stata un'importante operazione a Reggio Emilia in cui un uomo dell'Andrangheta da solo era a capo di una struttura che ha frodato al fisco parecchi e parecchi milioni di euro. Questi sono gli argomenti che dovremmo portare al centro del dibattito pubblico se vogliamo elevare il dibattito senza inseguire facili leadership. A me viene da sorridere al fatto che l'anno scorso sembrava che ci dovesse essere un uomo solo al comando, Matteo Salvini, e adesso invece è stato buttato giù perché c'è il doge veneziano che se lo sta divorando. Però questo fate voi. Non ho capito se è una critica anche retroattiva, giusto. Io visto che in aula. Stelle... A Di Maio? Sì, è retroattiva, nel senso che è una critica retroattiva a Di Maio, chiede la Quella Banco. No. Allora, guardi, io ho sempre sostenuto, sempre, che il movimento abbia nel suo DNA la capacità pluralistica di raccogliere anime differenti attraverso dibattito, arrivare a sintesi. Poi non sempre sono stato ascoltato, ma evidentemente quindi la responsabilità è mia, perché allora, non è sufficiente. Rinnovo l'invito a Morra a venire in studio, così ne parliamo. Guardi, con più calma. Ben volentieri e ragioniamo non soltanto di movimento, ma ragioniamo di contenuti che interessano i cittadini. Grazie mille. Grazie a lei. Allora,